Competitività, ambiente, sviluppo sostenibile. Il mondo rurale cresce anche grazie all'innovazione e agli investimenti della Regione e dell'Unione Europea. E il programma di sviluppo rurale. Alla Corte Benedettina a Legnaro il punto sulla situazione assieme agli esperti del settore. Quasi 1,2 miliardi di spesa programmata, migliaia di domande già finanziate o in attesa di ricevere i contributi. Grazie al programma, produttività in aumento del 3,1%, produzione del 29,5%, crescita anche della forza lavoro, minori emissioni di CO2 e risparmio di acqua. E che con soddisfazione vediamo un Veneto che investe molto in agricoltura, c'è una propensione importante delle nostre imprese agricole a investire, le nostre 65.000 imprese, e questo ci conforta in tanti dati. Con soddisfazione siamo alla fine di un mandato elettorale, questo della 10ª legislatura, e possiamo dire di aver fatto un ottimo lavoro, non solo io ma la mia squadra e i miei tecnici. L'assessore Panna ha rivolto poi un appello all'Unione Europea a non ridurre i contributi all'Italia, specialmente per il settore dell'agricoltura. Crescono anche le imprese giovani per un ritorno alla terra, all'amore per il territorio e per la natura. Del grosso sforzo della Regione Veneto verso i territori che presentano degli svantaggi di sviluppo all'interno della Regione. Sono essenzialmente le zone montane e le zone rurali più marginali. Per intenderci, le zone montane, le zone rurali della provincia di Belluno, della montane, e le zone intermedie che sono essenzialmente nella provincia di Rovigo. Maggiori risultati ci aspettiamo sul campo della produzione di energie rinnovabili, che il PSR ha fatto ancora veramente poco, anche se ci sono tante potenzialità. E poi, ritornando al tema di prima, sul tema della biodiversità e paesaggio, effettivamente gli indicatori ambientali nelle zone, però qui parliamo di pianura, danno un quadro veneto che non è migliore delle altre regioni italiane. Da una parte di ammodernare i processi produttivi esistenti e quindi di migliorare le condizioni con le quali producono all'interno delle aziende i prodotti, e dall'altra gli consentono di ridurre i costi di produzione. Quello che abbiamo visto è che con le prime indagini, poi andranno confermate nel giro delle indagini successive già programmate dal valutatore, è che sostanzialmente sono ricadute positive. Il programma rurale ha stimolato lo sviluppo locale, il 35% delle aziende beneficiarie del PSR è attiva nelle zone montane. Alla Corte Benedettina si è parlato anche di futuro e del prossimo piano di sviluppo. Guarda, c'è una grande discussione adesso a Bruxelles. Chiediamo, e ho chiesto al governo e al ministro nell'ultimo incontro, insieme ai colleghi assessori di tutte le regioni, che si faccia carico affinché il budget sia riconosciuto e quello che aspetta l'Italia, che aspetta soprattutto a noi veneti, sia dato.